Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Nicola Racuglia, abbigliamento sportivo, via Vestina 660, Montesilvano. Abbiamo vestito la storia del calcio, ora vogliamo vestire la tua storia. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro. Via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. Ferramenta Fratelli di Donato, via Mulino del Gioco 48, Marina di Città Sant'Angelo, a 100 metri uscita autostradale Pescara Nord. Ferramenta Fratelli di Donato, solo da noi trovi quello che cerchi, dal 1985. Reale Mutua, consulenza gratuita ed offerte speciali per i nostri tesserati WISP. Contattare Alberto Ciancia, disponibile per una consulenza previa appuntamento telefonico presso la sede della WISP in via dei Pelini, Pescara. Saluto a tutti gli amici del Mondo WISP, puntata numero 229 di 80° minuto. Ci ritroviamo dopo la settimana di Pasqua che non è andata in onda la puntata per dei piccoli disguidi tecnici, ma torniamo in pompa magna quest'oggi. Sono ancora da solo, al mio fianco manca il mio compagno di viaggi che però ha promesso che tornerà, due mesi di tempo, anche meno, per onorare questa sua promessa. Abbiamo però tre ospiti in studio. Partiamo dall'immancabile opinionista Vincenzo Maselli. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. E poi abbiamo il mister della DL Pescara United, autentica rivelazione di questa massima serie. Abbiamo con noi il mister Sandro De Luca. Buonasera Sandro. Buonasera a tutti. E abbiamo poi il bomber e anche mister, possiamo dire, non del Tiki Taka, però comunque del bomber sia del Tiki Taka che della Stapler. Abbiamo con noi Eddie Farias, buonasera Eddie. Buonasera a voi. Prima di parlare con gli ospiti in studio, lanciamo il treno dei servizi che servono un po' a fare il quadro, la fotografia dei campionati di Serie A, Serie B e Over 40. A 160 minuti dalla fine della massima serie, il tempo dei verdetti è stato finora limitato ad una sola retrocessione. La SD Adriatica ha ufficialmente salutato la massima serie, riuscendo, nonostante il risultato del campo, ad uscire a testa altissima, mantenendo integra tanto la dignità sportiva quanto il fair play dentro e fuori dal campo. L'esperienza di quest'anno servirà certamente per la pronta risalita. Davanti la capolista Clara Angelini è ormai pronta a rendere ufficiale ciò che è ufficioso da tempo. Il più 5 sul Tiki Taka le regala il privilegio di conquistare un solo punto nelle ultime due sfide, l'unico modo per convincere anche l'aritmetica a confermare sul suo petto lo scudetto di campione provinciale WISP pescarese. Alle spalle della banda di mister Galanti c'è il sodalizio di David Piperno. Il Tiki Taka è ripartito alla grande con la vittoria rimonta per 3-1 sul Coalpi Soccer nell'ultimo turno, che ha certificato il raggiungimento di quell'agognata continuità tanto bramata e finalmente concretata. E con Farias davanti, la squadra di Franca Villa vorrà certamente prendersi la rivincita dopo la finale regionale edizione 2018. Il Coalpi consolida l'ultimo gradino del podio con la compagine di Mister Pesce, che vorrà certamente dire la sua nei playoff regionali, manifestazione dove il Coalpi del patron Bernava ha inciso il proprio nome in un 2017 che non è poi così lontano. Il quarto posto è attualmente occupato dalla DL Pescara United, annunciata alla vigilia del campionato come matricola terribile. La formazione di Mister Sandro De Luca ha confermato le indiscrezioni estive, disputando un cammino sinora d'applausi. In lotta per l'ultimo piazzamento utile per la Champions del calcio WISP abruzzese ci sono la vecchia guardia Nocciano, che ha confermato che prenderà parte alla spedizione europea solo in caso di Champions e non di Coppa Abruzzo, l'Ortona City del fresco Golden Ball Franco Sorbello, 18 centri stagione, e l'Ecogas Pescara Colli della triade Calissa di Manin Bastaro. La zona Nautilus e Prosacco sono già certe della salvezza e della partecipazione alla Coppa Abruzzo, ma stanno affrontando diversi momenti. Le prime due stanno pianificando nel migliore dei modi presente ed immediato futuro, i nerazzurri sono invece in preda ad un momento di transizione. Il 6-0 rimediato col Kral è in controtendenza con la prerogativa di quest'anno. Se recupera tutti gli effettivi, il rinascimento è presto assicurato.
Atletico Ponzio e Sporting Pescara sono attualmente le due compagini con un garantito posto al sole nella massima serie 2019-2020. Partite malissimo, hanno messo il turbo nel girone di ritorno, azionando quella freccia che, anche in ambito calcistico, vuol dire sorpasso denso di soddisfazioni. Alle loro spalle, oltre alla già citata Adriatica, ci sono inopinatamente la Zero Stile e l'Atletico Giama. Entrambe le prese con differenti demoni sportivi, hanno disputato un'annata tribolata che al momento schiude le porte dell'inferno della cadetteria. La gara tra Zero Stile e Atletico Ponzio e il recupero tra Giama e Nautilus potrebbe ravvivare la fiammella della speranza, tuttavia mai sopita. Staccati 3 dei 4 biglietti valevoli per il viaggio, ovviamente i proprietari di italiani sperano di sola andata verso la massima serie. Pentagono Pescara, Amatori Foro e Pescara City attendono l'ultimo compagno per la spedizione nel massimo campionato. Tra le squadre ancora in corsa, Utopia Pub ed Atletico Villanova sono appollaiate al quarto posto a quota 41 punti, con l'1-1 del match di andata che lascia aperto ogni discorso in vista della gara di ritorno prevista per il 6 maggio per l'ultimo turno della cadetteria. Alle loro spalle, staccata a meno 4, c'è il River United di Filippo Nota. Bravo ed abile a rimanere in scia, a viaggiare a fari spenti e a piazzare zampate feline nei momenti topici del campionato. La rinuncia dello Spartak regala già i 3 punti alla formazione che gioca a Torre dei Passeri, quindi Pescara 79 e Virtus Penne, impegnate rispettivamente contro Utopia Pub e Atletico Villanova, saranno di fatto arbitri della promozione. La prima, guidata da mister Dincecco, deve gestire il finale di una stagione tribolata. Partita con mille proiezioni positive e con l'investitura di sicura rivelazione da parte degli addetti ai lavori, strada facendo ha perso smalto, grinta e fortuna. La Virtus Penne invece ha invertito il trend a cavallo di Natale. La famiglia di Simone ha attinto in sede di calciomercato, impacchettando una formazione che nel girone di ritorno ha inanellato 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, imponendo lo stop ad Amatori Foro ed Utopia Pub ed impattando 2-2 a domicilio del Pescara City. Il resto della truppa si gode gli ultimi 160 minuti della cadetteria, con Montenegro, Villarreal e Pinna 1999 che hanno gettato ulteriori concretezze alle solide fondamenta societarie e sportive. Cugnoli e Valfinalo Football si giocano invece l'ultimo posto in classifica. La squadra del factotum Fabrizio Luciani ha conquistato prima della sosta la terza vittoria stagionale. Il sodalizio di Cassinetti affronterà invece Pescara City e Virtus Penne a caccia di preziosi punti nella rincorsa al vertice opposto della graduatoria. Le finalette entrano nel vivo e le semifinali che vedranno in campo Pescara 2000 e 2BB CTV e Stapler promettono scintille. La capolista della regular season è pronta ad affrontare la Stapler. Farias, Junior e Di Sante sono il trio delle meraviglie a disposizione della squadra di Mister D'Agostino, desiderosa di bissare il successo di 12 mesi fa e di portare a quota 3 in appena 3 anni i trofei che campeggiano nella sede societaria del Patron Tortora. Il Pescara 2000 di Luca D'Aurelio vuole invece centrare quella finale mancata 12 mesi fa, quella malcelata convinzione di volersi imporre contro quella che, nel corso della storia del calcio Wisp, è sempre stata la sua bestia nera, CTV. Per farlo, la banda del patron canonico si affida come di consueto alle abilità pedatorie del cannoniere Alessandro Salvatore, ben supportato da Di Matteo e Sabatelli. CTV si conferma squadra ad alta quota, la folta bacheca sociale vale più di mille parole. Con il miglioramento rispetto all'annata 2017-2018 che potrebbe concretarsi solo con la conquista del titolo, uno scudetto che vede in Stefano Bellè l'uomo di punta a guidare l'assalto, ma la formazione di Marchionne ha solide basi in ogni parte del campo, partendo dal portiere Gianmarino, passando per il tandem di centrocampo Masciovecchio-Maiorani e finendo con l'eterno Emiliano Ferrante, bomber di mille battaglie che non ha mai fallito nei momenti topici. CTV attende un E2BB che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, nonostante l'oggettiva sfortuna dettata dall'imponente presenza di calciatori in infermeria. La compagine capitanata da Francesco Manzo spera di poter dar seguito al brillante cammino sinora percorso, ben consapevole di aver già migliorato il rendimento dalla passata stagione. Insomma, 4 partite emozionanti in attesa della finalissima scudetto di venerdì 10 maggio ai Gesuiti. Archiviate le semifinali di andata con i successi di misura di Real Colonnetta ed Enzo Lorenzo, è già partito il countdown in vista della finale del 3 maggio. La Prosacco, per staccare il biglietto che vale l'atto conclusivo della Coppa Wisp, deve vincere con un gol di scarto per superare il Real Colonnetta di mister Di Simone. Il Pescara Smile è invece chiamato nuovamente la super rimonta. La sconfitta per 1-0 in gara 1 impone ai ragazzi di Lello Contini di imporsi con 2 reti di vantaggio.
Abbiamo visto quello, appunto, come ci siamo lasciati, dove eravamo rimasti, come dicevano colleghi ben più blasonati di quelli che sono all'interno di questo studio. Abbiamo con noi il presidente Vincenzo Maselli. Parliamo di Serie A, una massima serie che sembra un po' giocare a 3-7 a perdere per quel che riguarda il quarto posto. Abbiamo con noi anche un ospite illustro, il mister della DL Pescara United. Al momento loro sono i proprietari di quell'ultimo tagliando che vale i playoff regionali. Tu avevi fatto il tuo pronostico che era l'Ortona City, a 160 minuti dalla fine il tuo pronostico rimane comunque quello? Beh, ora dipende da loro, dalla DL, passando in vantaggio a, secondo me, il match point questa settimana. Conro gioca contro di noi, l'ultima partita li vede affrontare l'Adriatica, che sì, vorrà lasciare bene la Serie A, però insomma non penso sia una squadra che possa, a parità di condizioni, inserirli. Io voglio tendere la mano all'amico De Luca e sono dispostissimo, se loro vogliono perdere questa settimana e abbandonare il quarto posto, lo possono fare tranquillamente con noi, ci faremo la nostra bella partita. Noi accettiamo volentieri questi tre punti eventualmente e andiamo avanti. Comunque, a parte gli scherzi, dipende da loro, dipende solo da loro. Il primo posto, già sabato Tiki-Taka va nell'ostico campo di Nocciano. Se non so con che formazione andrà, solitamente quando vanno a Nocciano sono abbastanza rimaneggiati, se vanno al completo si giocherà la partita, però già sabato potrebbe decidersi il campionato. Se no, il Clan Angelini avrà il match point della partita interna contro, purtroppo, l'Atletico Giama, che ora mercoledì farà lo spareggio contro il recupero con il Nautilus. Il recupero e quindi di dopo che chance. Quindi per il quarto posto attualmente la classifica dice DL Impianti, hanno l'organico e la qualità per poterlo mantenere, se lo vogliono mantenere, se dopo non lo vogliono mantenere. DL Pescara United del mister Sandro Duca, come detto, quarto posto attualmente nelle vostre mani, una squadra che alla vigilia del campionato era stata designata come la matricola terribile. I fatti finora vi hanno ragione. Sì, infatti ci danno ragione, noi siamo partiti, come hai detto tu, giustamente per la salvezza e l'abbiamo ottenuta con un ampio margine, poi mano a mano ci siamo trovati sempre in posizioni migliori, adesso siamo arrivati a questo quarto posto, premesso che noi ogni partita la giochiamo per vincere, non facciamo calcoli, vediamo che succede nelle altre due partite, poi quello che ci toccherà fare faremo, insomma, un po'. Una DL che in serie di calciomercato quest'estate ha davvero piazzato colpi importanti, Mario Fiadone su tutti, comunque vi ha dato anche una continuità di rendimento, non tutti hanno dato, diciamo, quella disponibilità promessa in estate, ormai possiamo definirlo mal costume, che succede che abbiate materiali, sì tranquillo vengo, poi non verranno mai. Avete comunque consolidato lo zoccolo duro della passata stagione e quest'anno comunque i risultati si sono visti. Il vostro obiettivo, come hai detto, era la salvezza. Vi trovate adesso lì a combattere per il quarto posto, anche se molti dicono che arrivare quarti vorrebbe dire andare a fare le trasferte all'estero, quindi fuori dal casello di Città Sant'Angelo, come si suol dire, il sabato pomeriggio, che è un po' la criptonite di tutte le squadre di Pescara. Sì, questo è vero, perché il sabato pomeriggio potrebbe creare problemi per chi, non so, chi lavora. Non so, però non possiamo tirarci indietro, ripeto, vediamo che cosa succede. Per quanto riguarda, sì, quest'estate, diciamo, oddio, perdite grosse non è che le abbiamo avute rispetto a quelli che avevamo dato la parola in estate. E il nostro pezzo forte è stato Tavano, che è stato bomber della Serie B lo scorso anno, però diciamo quelli che sono entrati sono integrati bene nel gruppo già che avevamo lo scorso anno. Ricordiamo che questo era un gruppo formato da due gruppi l'anno scorso, gruppo DL dell'anno precedente e quello Ecogas di Soncini, che praticamente arrivò con altri 3-4 ragazzi. Un gruppo formidabile, un gruppo anche valido tecnicamente, e siamo riusciti a fare una stagione veramente, veramente buona. Da dire, da fare anche, diciamo, i complimenti all'over della DL. Quando ha vinto il campionato di Serie B e hanno partecipato ai playoff. E ci fermiamo qui. Ci fermiamo qua. Però niente, sì, Fiadone, Tavano, sono stati tutti elementi veramente che ci hanno fatto fare quel salto di qualità.
Hai parlato del bomber Tavano, parola bomber, impossibile non parlarne con il nostro amico Eddie Farias, che oltre a insegnare calcio all'interno del rettangolo di gioco agli avversari e anche ai propri compagni, si è messo in testa quest'idea di iniziare a farlo anche ai bambini di tenera età. Diciamo che tutti quanti saranno abbastanza contenti, perché vorrebbe dire che le nuove leve cresceranno in maniera egregia. Allora, innanzitutto grazie, sono tornato anche a giocare dopo qualche mese di assenza per infortunio. Questo mi fa piacere, insomma, stare lontano è stata dura dei campi di calcio. Sì, come hai detto tu, sono contento che sono tornato sia col Tiki Taka che con Stapler, con il quale sto disputando i playoff di Over 40. Due gruppi eccezionali per motivi diversi, ma veramente favolosi, anche perché stare in questo mondo è veramente bellissimo. E per quanto riguarda invece l'insegnamento in campo, come dicevi tu, ho creato da un'idea che ho da 4 anni, da quando ho iniziato a lavorare con i ragazzi, una vera e propria accademia chiamata Tiki Taka Academy, che opera sul territorio di Francavilla al Mare, appunto al Tiki Taka, centro sportivo Tiki Taka. Non facciamo campionati, non siamo FIGC, non siamo niente di tutto questo, è soltanto una associazione, una società di servizi per società, famiglie e tesserati, per ragazzi che vogliono crescere a livello tecnico le loro qualità, vogliono migliorarle. Aperta a tutti, maschi e femmine, dai 6-7 anni in su, siamo aperti a qualsiasi tipo di attività. E abbiamo già iniziato perché l'abbiamo pubblicizzata, grazie a Dio la gente ci sta dando fiducia, anche a qualche collaboratore che sta lavorando con me, e speriamo che questa metodologia, insomma, di insegnare a giocare a calcio con la palla e non senza palla possa essere di buon auspicio per il futuro del calcio italiano, che ovviamente non dipende da me, ma speriamo che sia soltanto una piccola luce in un mare altrimenti grigio come vediamo, insomma, Champions League, Europa League e nazionale stessa negli ultimi anni hanno un po' portato solo delusioni a questo paese. Nel farti ovviamente l'in bocca al lupo, e questa è la parte di tutto quanto il mondo Wisp, per questa tua nuova avventura, ci addentriamo adesso proprio nel nostro calcio Wisp. A telecamere spenta, hai detto che l'anno prossimo tu sei sul mercato come allenatore, confermi o era soltanto una boutade del momento? Sì, allora l'anno prossimo sicuramente continuerò questa attività, che tengo soltanto a finire di precisare, si svolgerà da maggio, giugno e luglio tutti i giorni, e poi da agosto saremo operativi come servizio tutti i giorni per i tesserati che vorranno venire ad approfondire stile personal di calcio, quindi come maestro di tennis, palestra, noi facciamo calcio, tecnica. Quindi molti giocatori che giocano al mondo questo hanno quella sarà un'attività che andrà avanti nel tempo e che, se Dio vuole, protrarrò per tantissimi anni, me lo auguro con tutto il cuore. E per quanto riguarda invece il calcio giocato con la Wisp, voglio riflettere un attimino, perché non allenando in categorie FIGC l'anno prossimo mi piacerebbe rimettermi alla guida di qualche squadra FIGC per divertimento e per stare insieme agli amici. Dopo parleremo anche di Mondo Over 40, abbiamo con noi il presidente Vincenzo Maselli, abbiamo parlato di massima serie, la cadetteria, anche qui 2 settimane al termine dei giochi che verranno chiusi il 6 maggio, così come accadrà anche per la massima serie. 3 tagliandi sono stati già staccati per quel che riguarda il viaggio verso la massima serie, quindi parliamo di Pentagono Pescara, Amatori Foro e Pescara City. Queste ultime due in lotta per il secondo posto, ne rimane uno in ballo, 3 squadre che si giocheranno l'ambito tagliando, come succedeva con il biglietto d'oro, come succedeva nella fabbrica di cioccolato, 2 squadre, Atletico Villanova e Utopia Lab, che si affronteranno nell'ultima giornata. River resta alla finestra e ha già di fatto messo in cascina 3 punti all'ultima giornata. Per la rinuncia, ci dispiace questo dello Spartaco, ovviamente auguriamo al presidente Esposito di ritrovare quanto prima quella verve che comunque non gli è mai mancata nel portare avanti il suo sogno, il suo progetto. È una Serie B che comunque all'ultima giornata, secondo me, ci sarà da divertirsi, oppure il River potrebbe fare lo scherzetto? No, io non me ne voglia l'amico Filippo Nota e gli amici, ce ne sono un paio, Enrico Bore e Francesco Tiberio, non la vedo, perché loro devono vincere tutte e 2 le partite, una di fatto la vinceranno a tavolino, ma non è sufficiente, occorre che sia l'Atletico Villanova che l'Utopia Pub facciano un passo falso questa settimana.
li vedo affrontare due squadre che sulla carta sono ormai appagate, quindi non penso. Io penso che si deciderà tutto all'ultima giornata con lo scontro diretto a Montesilvano fra Utopia Pub e Atletico Villanova. Chiaramente, ripeto, salvo che non succedano dei cataclismi. Quindi potrebbe riprendere una delle due, ma non tutte e due, la River. Vedo che se la giocheranno loro nell'ultima partita, sarà una bella partita. Mi sembra che, se non vado errato, sta in vantaggio, sono pari negli scontri. Sì, pareggio 1-1. Però andrebbero a Coppa Disciplina, che attualmente vede privilegiare l'Atletico Villanova rispetto all'Utopia Pub. Mi sembra, così a memoria. È anche giusto se la giocano loro, se la vedono fra tutte e due. Non vedo una favorita in uno scontro diretto, può succedere di tutto, può vincere chiunque delle due. È chiaro che la River United sta lì, deve vincere la propria partita e dopo stare alla finestra a aspettare buone nuove. Quest'anno ne sono successe diverse in Serie B di partite andate se non secondo pronostico, però se dovessi giocare qualcosa scommetterei sulle loro due. Parlato di Serie A e Serie B, c'è anche ovviamente il mondo over 40. Prima però di parlare nuovamente con i nostri ospiti, andiamo a vedere l'unico servizio, o meglio, sintesi e riflessi filmati, come si diceva negli anni 80, del calcio Wisp, la semifinale di andata della Coppa Wisp per 40 con la vittoria corsara del Real Colonnetta 2-3 nella Tana della Prosacco. Prosacco e Real Colonnetta inaugurano le semifinali di andata della Coppa Wisp Over 40, entrambe certe della permanenza nella massima serie Over 40 per la prossima stagione, affrontano gara 1 in un sostanziale equilibrio con i nerazzurri locali che vantano tuttavia il vantaggio del miglior piazzamento nella fase a gironi. Agli ordini del signor D'Ambrosio, i due capitani Bora e Della Marca si scambiano i convenzionali saluti con le due compagini che lamentano pesanti assenze ma fanno di necessità virtù. 8 minuti ed il match si sblocca, Della Marca orchestra, Pierfelice ricama e Saraullo è il più lesto di tutti nell'appuntamento sotto porta, con l'occasione che vale il momentaneo 0-1. Festa in campo, così come in panchina per il rosanero ospiti. La risposta Prosacco non tarda comunque ad arrivare con il jolly partenopeo Crasta che brilla per Cazzin, ma meno per fortuna con il legno a negargli la gioia del gol. Capitan Bora cerca un colpo d'effetto che grazie all'estremo difensore D'Onofrio, mentre Pesce pennella un traversone al minuto 25 che non incontra la deviazione di alcun compagno. Ancora Pesce sugli scudi un minuto più tardi quando si divora di testa la palla del possibile pareggio. Il Real Colonnetta però non demerita e a ridosso dell'intervallo trova il raddoppio. Pierfelice è bravo nel credere alla personale prodezza, ma il suo tiro da centrocampo beneficia della colpevole collaborazione dell'estremo difensore locale di Francesco, che tramuta in oro il tiro da distanza siderale del numero 24 rosanero. Ad inizio ripresa una bella Italia, conclusione di Gabriele Pierfelice, quello nerazzurro, viene controllato da D'Onofrio, il quale tuttavia esagera con la calma. Il numero uno ospite trattiene oltremodo la sfera, ritardando considerevolmente la ripresa del gioco ed inducendo il signor D'Ambrosio a sanzionare la giocata con un calcio a due in area. Una punizione che però non genera grattacapi con quella Rossi e Pesce che mal orchestrano l'occasione. Al decimo il metronomo Della Marca inventa per Saraullo, che inseguito da Giacintucci disegna un pallonetto mal calibrato che non inquadra lo specchio. Il tempo del tris è però solo rimandato, con Saraullo che stavolta veste i panni dell'assist man e serve a De Vita, che non perdona in diagonale. 0-3, e sembra davvero il caso di parafrasare il gioco partita incontro più convenzionale nel tennis. La Prosacco si gioca così la carta del claudicante Pomponi, che sposta gli equilibri in campo. Prima disegna una punizione che gli storti getta le ortiche da pochi passi, poi si conquista un penalty dopo un contatto con Di Giacomo in caduta. Battibecco vivace tra i due protagonisti dell'azione, con il legno centrato da Pomponi dagli 11 metri che sembra però mettere tutto a tacere. Il senza numero nerazzurro ha tempo e modo di rifarsi al 27esimo, quando raccoglie un lancio di Pierfelice e batte in pallonetto D'Onofrio. Gara riaperta, che diviene ancora più intensa alla mezz'ora, quando il braccio galeotto di Di Pardo impatta in aria il pallone. Secondo penalty assegnato dal signor D'Ambrosio e stavolta l'incombenza se la prende gli storti, che non sbaglia, spiazzando D'Onofrio. Nelle battute finali c'è spazio per un colpo di testa di Bashmeta, ma il 2-3 resta intatto. Al ritorno le emozioni sono assicurate.
Abbiamo visto quindi già un piccolo antipasto di quello che accadrà nel prossimo weekend, e poi al termine della puntata lanceremo le grafiche che appunto ci permetteranno di tuffarci nelle ultime settimane del calcio Wisp pescarese per quel che riguarda comunque la fase regolare, perché poi ci sarà tempo anche per regionale e per l'appendice del Memorial Sabatini, poi ne parleremo anche col presidente. Dicevamo appunto regionale, torniamo da Sandro De Luca, una squadra che al momento è al quarto posto. Hai parlato anche di over 40, di Mister Soncini, che vi ha dato anche una grossa mano a livello di giocatore nella vostra categoria. C'è comunque l'obiettivo di confrontarsi e lavorare di concerto sia per i senior che per l'over, oppure c'è chiaramente uno sguardo nei due diversi campionati, ma ognuno fa un campionato comunque a sé stante a livello di organizzazione, anche a livello di squadra? Beh, quest'anno c'è stato, diciamo, abbiamo un po' diviso entrambe le squadre. Sì, in futuro ci può stare anche questo, sicuramente. Vediamo il prossimo anno se qualcuno passa dal senior all'over. Comunque Mister Soncini è anche abile sul mercato, quindi sta già sento già dei nomi, qualcosa, però poi porterà a termine durante l'estate, penso. La vostra squadra, appunto, Diario Pescara United, il patron Stefano Di Lodovico, anche quest'anno ha offerto la massima disponibilità per la creazione appunto del doppio progetto. Portare avanti un campionato è complicatissimo, farlo in un campionato Wisp lo è ancora di più, perché comunque si trova a dover combattere con le persone che chiaramente nella gerarchia degli impegni mettono la partita, non dico all'ultimo, ma quasi. Portarne addirittura due di squadre, insomma, comunque vada, sarà un successo alla fine di questa stagione. Sì, sicuramente, come dici tu, sì, il nostro presidente è veramente una persona squisita, una persona dinamica, e riesce anche a partecipare a entrambe le partite, lunedì è da noi, il mercoledì è da loro, quindi veramente una persona eccellente. Per quanto riguarda, che devo dirti, l'over ha raggiunto veramente un risultato che non pensavamo all'inizio, perché è il primo anno, quindi molti ragazzi che hanno partecipato all'over stavano con noi l'anno scorso in Serie B, sono riusciti ad arrivare all'età per giocare, quindi forse diciamo che ha presentato una squadra giovane. Per gli standard dell'over. Certo, poi adesso che siamo andati a incontrare gli esperti è stato un po' traumatico, perché due partite mi sembra 7-3. Poi il ritorno è stato il 3-3 del ritorno. Quindi, però vediamo, il prossimo anno gli obiettivi, non voglio dire nulla ancora, qualche cosa, l'asticella l'alziamo da qualche parte, quindi vediamo. Rimanendo a quest'anno, mancano due giornate al termine del campionato della massima serie regionale, che comunque lo affronterete, sia esso Final Eight regionali oppure Coppa Abruzzo. Che cosa ti auguri per questo finale di campionato? Dovendo chiudere gli occhi e magari risvegliarsi a giugno. Insisti con questa domanda? No, è una domanda. Come dire, qual è l'obiettivo della vostra squadra? Cioè, gli obiettivi abbiamo raggiunti. Quindi adesso noi giochiamo tranquilli, ciò che arriva alla fine di queste due partite prendiamo. Quindi non abbiamo nessun altro obiettivo, diciamo, da... Viviamo la giornata e queste ultime due partite. Certo, non ci tiriamo indietro, vediamo se siamo quarti. Il problema è, come dici tu, il sabato poi incontreremo delle squadre, insomma, la Coppa Abruzzo parteciperanno delle squadre più alla nostra portata. Poi, come dicevo prima, affari spendi, è chiaro, è una partita secca, può succedere tutto anche per le squadre, certo, che sono... vediamo, aspettiamo proprio la sfida con il presidente Maselli, poi vediamo un po'. Invece una squadra che gli obiettivi da raggiungere li ha ancora è la Stapler del mondo over 40. Abbiamo con noi Eddie Farias, Tikitaka, che è attualmente al secondo posto. Abbiamo parlato della Tikitaka Academy, adesso però c'è anche da scendere in campo nel mondo Wisp. Siete arrivati in semifinale, siete rimaste quattro formazioni, sulla carta erano le favorite. Diciamo che E2BB è stata quella che ha un po' insidiato il primato delle prime quattro, ma non per il valore della squadra, ma per le defezioni che ha avuto strada facendo con l'infermeria strapiena, ma è una squadra che ha un grande cuore, lo ha dimostrato in queste stagioni. La vostra squadra ha un tridente d'attacco
di tutto rispetto, ci sei tu, c'è Ivan Alves che molti conoscono col nome di Junior, c'è Giovanni Di Sante che canta e porta la croce ormai da anni nella Stapler, un tandem formato da Tortora e D'Ambrosio che porta avanti il progetto. Sembra che ci siano tutti gli strumenti per ripetersi, certo che è difficile quando vincere è difficilissimo, confermarsi da ancora di più. Sei d'accordo con questa mia analisi oppure ci sono comunque gli ingredienti per far benissimo anche quest'anno? No, no, ma assolutamente. L'anno scorso diciamo che per la prima volta mi sono affacciato al mondo over 40, ho conosciuto una famiglia bellissima, quella della Stapler. Quest'anno siamo un pochino cambiati, però sono cambiate anche le altre realtà, anche se alla fine CTV e Pescara 2000 erano le stesse, insomma, semifinaliste dell'anno scorso. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna l'anno scorso di vincere il titolo è stata un'esperienza meravigliosa. Quest'anno sicuramente ci saranno delle difficoltà maggiori perché incontriamo la squadra che ha vinto il provinciale, Pescara 2000, una sfida penso equilibrata. Chiaramente partono leggermente favori di loro avendo il doppio risultato e il vantaggio di aver vinto il provinciale, quindi di partire avanti anche il risultato in caso di risultato di parità. Ce la giochiamo con grande tranquillità e come sempre, insomma, sono partite veramente aperte a qualsiasi tipo di risultato, perché già lo è nei campionati normali. A questi livelli basta un infortunio, bastano delle piccolezze, insomma, a poter cambiare il corso di una partita e quindi di una vittoria finale. Hai parlato, appunto, abbiamo parlato di Stapler, piccola finestra invece sul Tiki Taka. Come detto, si trova a meno 5 dalle Clavangelini, proverà e lotterà sino alla fine per provare a insidiare questo primato. Ci sarà poi il regionale, è stato qui ospite qualche settimana fa il tuo mister Davide Piperno, sì. Ha detto, presidente Cozza permettendo, se dovessimo vincere il regionale, noi le carte nostre a Pesaro per il nazionale proveremo comunque a metterle sul tavolo. Potrebbe essere questo davvero per un gruppo come il vostro l'ennesima iniezione di fiducia e magari riuscire a coronare un traguardo che da queste parti da qualche anno non si vede. Ma vediamo, nel senso che sicuramente c'è la volontà da parte di tutti di fare questo passo. Adesso pensiamo una cosa alla volta, molto probabilmente al 99,9% saremo secondi nella regular season, poi affrontiamo un passaggio alla volta e vediamo se ci sarà la possibilità, se eventualmente dovessimo vincere il regionale, poi di andare fuori a fare questa esperienza. Tiki Taka che quest'anno si è rinnovato molto anche nella squadra base, sono arrivati tanti ragazzi bravi sia dentro che fuori dal campo, abbiamo anche ringiovanito con l'arrivo di Filippo D'Alessio che ha lottato e sta lottando anche per la classifica con Nicola Rulli del marcatori e abbiamo anche tanti altri ragazzi ex Pescara Smile che sono venuti a darci una mano e veramente abbiamo riformato un gruppo molto bello, ci siamo anche ringiovaniti. Non ho avuto la fortuna di viverlo a 360 gradi quest'anno perché sono stato molte volte fuori, per molti mesi fuori. Spero in questo finale di riscattarmi sia personalmente sia a livello di risultati. Chiudiamo questa puntata con il nostro immancabile opinionista e presidente Vincenzo Maselli. Parliamo di Memorial Sabatini, abbiamo parlato di Serie A, Serie B, Over 40, abbiamo parlato anche di regionale. C'è poi l'appendice, il Memorial Sabatini, l'indimenticato centravanti della Prosacco, 12ª edizione di questo speciale torneo, 10 squadre in di partenza, si parte il 15 maggio, insomma un successo anche qui. Sì, allora, premetto, centravanti ero io, lui era alla sinistra, giocava centravanti quando non... A livello di gol però devo dire che Riccardo... No, ne ha fatti tanti, e molti maligni dicono che la differenza fra me e lui lo faceva nei rigori che li battevo sempre io. Sennò concordo, confermo. E in effetti è vero, confermo. L'anno che vinsi capocannonieri, se ne avesse battuto lui i rigori probabilmente l'avrebbe vinto lui e ne sarei stato felice perché Riccardo era un amico, era un fratello. E premesso questo, sono contento che c'è stata una buona partecipazione, 10 squadre, abbiamo quasi raddoppiato il numero dell'anno scorso, avremmo potuto aspettare, magari arrivavamo a 12, però ho preferito finirla lì in maniera tale che ci abbiamo il tempo contenuto. Poi abbiamo potuto scegliere tutti i campi, abbiamo i migliori, il Flacco, i Gesuiti e il campo 2 di De Cecco, di San Buceto, che è nuovissimo, e quindi abbiamo bloccato a 10 squadre. Siamo contenti, speriamo che come tutti gli anni riesca una bella manifestazione. Devo dire che sono sempre stato soddisfatto perché le squadre che partecipano hanno sempre colto lo spirito giusto per questo tipo di torneo. È un memorial, ci sono sempre presenti la moglie e i figli di Riccardo, quindi è molto importante anche il modo di presentarsi in campo, il modo di comportarsi.
è sempre stata una cosa positiva e sicuramente lo sarà anche quest'anno. Su questo ci salutiamo, prima però di salutare i nostri ospiti lanciamo i nostri soliti appuntamenti, il consueto appuntamento che riguarda appunto Wisp Magazine, dove potete trovare tutte le notizie del calcio Wisp, stesso discorso per il canale YouTube dove chi volesse iscriversi gratuitamente per rimanere sempre aggiornati sui video pubblicati sul nostro calcio, l'appuntamento tutti i giovedì con la consueta mezza pagina del Messaggero, siamo arrivati con questa settimana a quota 91 e poi un ringraziamento speciale al nostro sponsor It Pro alimenti proteici per sportivi che anche questa settimana ha fatto gentile omaggio ai nostri ospiti, c'è comunque anche lo shop online consultabile sul sito Wisp Magazine. Come detto è tutto, salutiamo i nostri ospiti, grazie al presidente Vincenzo Maselli, grazie presidente, buonasera, alle prossime. Ringraziamo il mister della DL Pescara United Sandro De Luca, grazie Sandro, in bocca al lupo. Buonasera, grazie per l'invito. E ringraziamo anche Eddie Farias, centravanti di Tiki Taka e Stapler, in bocca al lupo anche per la tua avventura con la Tiki Taka Academy, grazie Eddie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Ale, grazie a voi. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito, ci congediamo con il prossimo turno del Calcio Wisp Pescarese, grazie a tutti e arrivederci a 7 giorni. Prossimo turno della massima sera, ripartiamo da questa classifica con il Crala Genini al comando a quota 67, Tiki Taka 62, Colpi Soccer 51, DL Pescara United 43, Ortona City e Vecchia Valle Nocciano 42, Ecogas Pescara Colli 39, Nautilus 37, Prosacco 35, la zona 33, Atletico Ponzio 28, Sporting Pescara 26, 0-Stile 24, Atletico Giama penalizzata di un punto a quota 20, Adriatica penalizzata di 3 punti a quota meno 2, come vedete anche dai numeri in arancione a fianco appunto ai punteggi, le gare sinora disputate e sono tutte a quota 26, escluse Atletico Giama e Adriatica che sono già retrocesse in Serie B. Atletico Giama che ha maturato la discesa negli inferi della cadetteria dopo la rinuncia a partecipare al recupero contro il Nautilus, dunque Nautilus che viene approvvigionata di 3 punti mentre l'Adriatica, mentre l'Atletico Giama ne perde uno, dunque due squadre già in B, resta lotta apertissima tra Atletico Ponzio, Sporting Pescara e Zero Stile per l'ultimo posto che schiude le porte della cadetteria, un ultimo posto che certamente sarà oggetto del contendere nella giornata numero 29, penultima della serie A. Questi punteggi, appunto gli accoppiamenti, si parte con l'anticipo del sabato del Tony Volpe tra Vecchia Valle Nocciano e Tiki Taka, e qualora il Tiki Taka non dovesse centrare i 3 punti, il Crala Genini sarebbe matematicamente campione provinciale. Si prosegue poi con il big match, quello tra Atletico Ponzio e Zero Stile al San Marco, Sporting Pescara Ecogas, gara decisamente interessante per quel che riguarda appunto sia la coda che il quarto posto della classifica. Atletico Giama chiamato a giocare la sfida contro la capolista Crala Angelini, Colpi Soccer, la zona, Ortona City Nautilus e Prosacco DL Pescara United sono le gare che compongono appunto la giornata numero 29. Riposerà l'Adriatica in Serie B. Invece questa è la classifica dopo 24 turni a 2 dalla fine, come potete vedere sono già staccati 3 dei 4 tagliandi che valgono il viaggio nella massima serie. Pentagono a quota 56, Amatori Foro 47 e Pescara City 45 hanno già festeggiato l'ascesa nel massimo campionato. Resta in ballo l'ultimo posto per la Serie A e se lo contendono Utopia Pub, Atletico Villanova e River United. Le prime due sono a quota 41, il River di Filippo Nota invece a quota 37, Montenegro 35 assieme alla Virtus Penne, Villarreal 31, Spartak 72 30, penalizzata però di un punto dopo la rinuncia a partecipare alla sfida di questa settimana contro il Cugnoli Calcio, Pinna 25, Pescara 89 23, Cugnoli Calcio 14, Valfi 10, Cugnoli che ha quota appunto 14 e Valfino a quota 10 per un prossimo turno che vede le seguenti sfide: Pescara 79, Utopia Pub, Atletico Villanova, Virtus Penne, Pinna River, Amatori Foro Montenegro, Pentagono Pescara Villareal, Valfino allo Football Pescara City e Spartak Cugnoli Calcio. In classifica il Cugnoli non ha ancora i 3 punti appunto che potete vedere da questo punteggio, però abbiamo voluto evidenziare come questa settimana a Montesilvano la sfida tra Spartak e Cugnoli Calcio non ci sarà, con lo 0-3 già in favore della formazione ospite. Nel Mondo Over 40 invece Final 8, questo è il tabellone
delle semifinali, con, come detto, le sfide tra CTV e le due BB, e dall'altra parte invece troviamo il Pescara 2000 che affronterà la Stabler. Per quel che riguarda invece la Coppa Wisp, c'è da giocare il ritorno delle semifinali con il Real Colonnetta che ha un minimo vantaggio sulla Prosacco, mentre invece Lenzo Lorenzo difenderà l'1-0. Il Pescara Smile dovrà imporsi con due reti di scarto per centrare la finalissima del 3 maggio.